E la proposta continua a essere il nostro modello, che è fatto di tanto idea di crescita, di sviluppo e di tanta solidarietà. Noi non è che siamo alla ricerca di premi, anche se ogni giorno ce ne arriva uno nuovo, come oggi da Wallpaper che definisce Milano città del 2019 per l'arte e il design. Ma tutto ciò ha senso se riusciamo a dare una risposta a quanti più persone, quanti più cittadini, quindi noi non possiamo che continuare su questa via, questa è un po' la nostra idea. Si può dire che Milano è capofila un po' di questa contestazione nei confronti del governo? Ma non è solo, ripeto, è una contestazione perché molte delle cose della finanziaria, del decreto sicurezza non ci piacciono, ma io spero che Milano sia considerata un luogo dove riparta un pensiero di sinistra, un pensiero di un modo, un'idea diversa di vedere la società. Domani ci sarà Zingaretti e ci andrò, ma credo che anche Martina tornerà presto e il mio contributo sarà quello di solito, un contributo di idee. Lei ha criticato il decreto sicurezza dicendo che va cambiato, ha fatto un appello a Salvini, altri sindaci hanno detto che non lo applicheranno. A Milano verrà applicato questo decreto? Non siamo e non sono per la disubbidienza. Se ci sarà da ricorrere e potremo farlo, lo vedrò, però rimane il fatto che tanto se noi vogliamo continuare, noi vogliamo continueremo su questa via, troveremo comunque delle formule per aiutare chi attraverso il decreto perderà dei diritti. Quindi la morale di tutto ciò è che chi si impegnerà avrà ancora più costi. E quindi questo fa un po' il paio con un bilancio difficile. Il problema del decreto è che comunque, per esempio, gli SPRAR non possono più, non li gestite più voi come comune. Era l'unica cosa che il nostro giudizio funzionava veramente, questo è un po' il punto. Di nuovo, ecco, una cosa che mi ha dato molto fastidio ieri nell'atteggiamento di Salvini è i sindaci vanno da Conte, gli offre un caffè e poi se ne vanno a casa felici. In realtà siamo noi che poi facciamo sì che nelle città le tensioni si controllino e una convivenza, per quanto difficile ma civile, continui. Quindi perché non ascoltarci? Alla fine io è questo quello che chiedo, di ascoltarci. Se ci avessero ascoltato certamente avremmo detto che gli SPRAR sono stati uno dei pochi esempi di funzionamento. Io poi non è che non sono stato critico anche rispetto a chi dalla nostra parte ha gestito le cose, stavo lì riguardandomi una mia lettera a Repubblica nel settembre del 2016 in cui invocavo un cambio di passo e un piano nazionale, quindi le colpe ce le abbiamo tutti. Si è detto terrorizzato dai tagli della manovra, quanto faranno male e ci sono possibilità di mitigarli, diciamo? Oggi ho visto la vice ministra sottosegretaria, Castelli. Abbiamo due temi, uno è quello relativo ai rimborsi IMU TASI e l'altro è quello relativo agli maggiori stanziamenti per i crediti a dubbia esigibilità. Questa cosa per i conti di Milano fanno 50-60 milioni, quindi vediamo lunedì cosa succederà nell'incontro con Conte. Noi non possiamo, non vogliamo agire sulle tasse, ma le vie non sono molte, l'ho già detto, sono cercare di ottenere tutti i dividendi possibili dalle partecipate, ottimizzarli, lavorare sul turnover, dove vorremmo riassumere tutti in misura molto vicini alle uscite e con la quota 100 avremo l'anno prossimo credo 700-800 uscite, ma se ci sarà consentito, e poi i servizi, quindi alla fine sempre di servizi la città funziona. Se Milano è considerata la miglior città, la città più vivibile, è perché soprattutto i servizi funzionano, quindi è delittuoso toccare i servizi, lo so anch'io, ma da buon padre di famiglia devo. Questa finanziaria, anche ieri Salvini e Di Maio hanno detto ma noi stiamo proteggendo, stiamo aiutando i piccoli comuni. Io non ho nulla contro i piccoli comuni, ma la crescita nasce dalle città e in un momento in cui i segnali di crescita ci sono, ecco, io starei un po' più attento a tenermi le città vicine.